Ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 13ª puntata di Formula 1 2016. Cominciamo iniziando a fare l'ultimo giro di qualifica. Dopo di questo non ne voglio più fare perché comunque se la mia posizione deve essere la 21esima, 22esima, 22esima deve rimanere. Perché tanto poi lo sapete che il meglio di me lo do in gara. Come sono queste gomme? Tanto ora possiamo andare con calma. Ah, sono quelle usurate della scorsa puntata. E a temperatura non me le dice? No. No, forse me lo diceva, sapete? Sì, 96 gradi. Ok, qui andiamo forte perché questa è la curva che ci mette sul traguardo. Questa qui. Sul rettilineo dove c'è il traguardo, più che sul traguardo. Eccoci qui. Del resto, dopo... Eh sì, per guardare dov'era il Stai DRS. bene? Spegni il motore, spegni il motore. Per guardare dov'era il DRS, guardate cosa ho combinato. Esce dalla curva, gentilmente. Ok. DRS, allora. Ok, attivato, cordo. Lo accarezziamo un pochettino. Ok, qui stacchiamo forte che possiamo. Sì, qui in effetti potevamo. Bene. No, sono andato larghissimo in questa curva. Ho perso come minimo un quarto d'ora. No, questo giro potrei già annullarlo perché abbiamo più impiegato tempo che tutti gli altri. Guardate il delta, un secondo in più abbiamo. C'è altro DRS? No. Qui ho cambiato quando dovevo scalare. Vediamo se con la scia di Vettel riusciamo a fare qualcosa. Bandiera a scacchi, quindi. No, non riusciamo a fare nulla. Anche se attivo il DRS. No, no. Guardate Vettel come se ne va. Lui cos'ha che ha la Ferrari, mi sembra. Era rossa. Io non sapete che io non sono informato su... Sì, perfetto. Non sono informato su Formula 1, anzi non so neanche che cos'è la Formula 1. No, aspetta, in possessione non è finita. No, aspettate, ce n'è ancora un po'. Sono 21esimo, figuriamoci. 22esimo. Loro volevano Le 21esimo. qualifiche sono terminate. 21esimo io non ce la faccio. Non so se abbassare di un tacchettino la difficoltà perché la vedo dura andare avanti sempre così, sempre ultimi, sempre ultimi. Da due puntate che stiamo facendo un po' schifo. Lui, guardate, sono in svantaggio, lo so. Sono ancora, guardate. Sono entrato nelle aspettative, quindi stiamo ancora andando bene, vediamo. Indovina un po', ho ricevuto gli obiettivi del team per la gara. Volevo farteli avere e augurarti buona fortuna. Ah no, aspetta. Posizionati più in... Eh sì, Daniel Ricciardo, cosa vuoi che mi metto? Ma dove vuoi che mi metto? Pascal Wehrlich te lo sconfiggo, penso, abbastanza bene. Ma più in alto di Ricciardo, cosa vuoi che faccia? Ricciardo, non posso sapere. Posizione in classifica, Ricciardo dov'è? Ricciardo è sotto di me, però... No, lui c'ha la Red Bull. C'ha la Red Bull, c'ha... no, dov'è? Ricerca e sviluppo. Abbiamo 200 punti, non ci facciamo niente. Centro. Vai a gara. È un problema, è un problema. Stavo dicendo un Pascal. È un problema. Prima di partire diamo un'occhiata. Ma dai l'occhiata a tutto quello che vuoi. Allora, inizia la gara. Noi partiamo molto forti. Se poi non sbagliasse a cambiare le marce sarebbe meglio. Guarda loro come si infilano. Noi abbiamo perso un quarto d'ora di tempo solo per... Stacchiamo forte qui. Collisione con Palmer, scusa. Quale? Pa chi è Palmer soprattutto? No, perché io non ho colliso con nessuno, non ho colliso. Beh, ovvio che se mi viene addosso lui, io ero qui nel mio, guardate. Io ero qui nel mio, mi viene addosso. No, non mi è venuto addosso. E allora... Dov'è sta cavolo di collisione?
sto pezzo di plastica che mi è arrivato addosso, forse. Io non ho toccato nessuno, potete ben vederlo. E torniamo indietro e riavviamo. Ne facciamo prima riavviare, ragazzi. Inizia la gara. In partenza ce li mangiamo un paio. Ma guarda che mi spingono dappertutto. Guardali. Dovrai scontare dei secondi di penalità. Ah, perché gli altri non gliela dai, né la penalità, figuriamoci. Mi toccano gli altri e non gli dai niente. Adesso me lo dice di nuovo. Sto cavolo di Ericsson si facesse un po'. Benedetti affari suoi. Ci siamo, ci siamo, ma non riusciamo a tenerci il nostro passo. Sicuramente loro vanno di più. In scia per, vedete qua io vado sempre lungo. Allargo un sacco la traiettoria. Abbiamo una strategia alternativa. No, non niente strategia, mi è partita la macchina. Qui non volevo picchiarci. Riprendiamo da qua. Mettiamoci in scia per, magari. Non volevo tagliare la strada, ma mi è partita troppo la marcia. Cioè, no, perché ci ho cambiato due marce. Sapevo che mi sarebbe venuto. Sapevo che mi sarebbe partita la macchina, ma non mi aspettavo così tanto. Per cui, perdonami. Siamo noni. Eh sì, almeno arrivare quarti, quello là voleva, no, così era. Che ero più in alto della classifica di quell'altro stupido là. Io li mangio fuori all'inizio, sennò ciao. 5 giri, poi vabbè, in effetti 5 giri potremmo vedere cosa riusciamo a fare. Non penso vada nei box con 5 giri. Tiro 5 giri proprio non sono niente per recuperare un pochettino. Abbiamo superato i limiti della pista un'altra volta. Quella curva lì è proprio maledetta. Rosberg ha fatto il giro più veloce. Quando mai? Lui e la sua McLaren. Perché ci cambio due volte? Ci cambio due marce in un colpo. Ci cambio. Poi ci credo che vado piano. Poi mi spingono da di. Guarda lì. Massa. Tanto poi non sai staccare, Massa. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare che non sei in grado di staccare? Gira, sottosterzo, ok. Un po' di sottosterzo ci può stare. Non è vero, ma per come guido io ci sta il sottosterzo. Qui ho sbagliato in pieno. Ora ci risuperano perché sto facendo una serie di errori uno dietro l'altro. Dai, che forse ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Qui Massa ci supera, lui. Va più forte. Ma guarda che si mette in mezzo ai piedi. E poi tagliano gli altri. Vai a quel paese, Massa. Sì! Sì, buttatemi in Africa, Perez! Buttami, guardate come mi ha buttato fuori, guarda. Io sono qui nel. No. Ah, abbiamo buttato la gara. Ho fatto il rewind da qua, abbiamo buttato praticamente la gara. Ok, una posizione l'abbiamo buttata. Non tutta la gara, una posizione. Aspetta, l'ha fatto il giro più veloce. Qui ne ho scalate due marce. Non mi capita mai di scalarne due marce in un modo veloce come vorrei. Solo le cambio. Okay, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Sì, tanto non ci sono un secondo da quello là. Mi superano tutti perché ora tutti hanno il DRS dietro di me. Ci abbiamo tutti un. Ma guarda come mi butta. Mi prendono a sportellate, li prendono.
Non lo so. Qui, ora. Buttiamola tutta dentro. Cercando di fare bene, 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 bene. Ci siamo difesi in modo brutale. Non possiamo però sempre difenderci in questo modo. Perché se ci difendiamo così, poi ci squalificano perché andiamo a urtare gli altri in un modo o nell'altro, poi li urtiamo prima o poi fare queste cose qua. E loro si arrabbiano. La macchina non tiene più la strada. Sembra strano dopo tre giri che le gomme siano già da buttare, ma questo è un tracciato difficile con tanti cambi di direzione. Troppi cambi di direzione. Perché esci da una curva, ti butta su. Va bene! Va bene! Tutto va bene. Bene. Va bene. È stato un brutto colpo. Per favore, sì. Guarda, però. Io sono nel mio. Sono. Dove cavolo è? Sono nel mio qua. Torna indietro. Sono nel mio. Lui arriva e mi butta via la gomma come se niente fosse. Torna indietro all'inizio. Dov'è che sono qua? Boh. Qua DRS, sì, sogniamocelo, Perez. Oh, decima posizione con esperto è perfetta, con una mano. Qui ci sono tutti questi cambi di direzione troppo veloci per le ruote. Non gli fanno affatto bene. Vedete, la macchina inizia già a partire di dietro. Questa è la curva che io taglio sempre. Ok. E qui è dove mi hanno arrancato via la ruota, non so se poi. Ah, però Perez non è troppo avanti. E dietro è un'altra cosa. Potremmo utilizzare una strategia. Far passare Massa. Massa, vero che abbiamo dietro. Facciamolo passare. No, beh, facciamolo passare, no. In modo da poterci usare DRS e poi recuperarlo. Non ha. Il distacco dal tuo compagno è 1,1 secondi. E lui è dietro, quindi. Sì, per forza, chi lo vedrà mai quell'altro Pirlane nella top 10 la Pascal. Oh, ci siamo svegliati alla fine, stiamo andando bene alla fine. Forse perché ho imparato il tracciato? Può essere. Vedete? Se io ora rifarei partire la gara, sicuramente sarei in una posizione molto più alta di questo, perché ho imparato il tracciato. Però nella realtà abbiamo tanto di quel tempo da imparare il tracciato che la metà basta. Invece nel gioco io voglio fare un po' le cose sbrigative. È così. Comunque penso di aver trovato il format. Fare ma guarda come mi sportellano da dietro Massa. Cioè, mi superi in questo posto qui dove mi supererebbe anche una banana. E poi nel cambio di direzione te ne rimani indietro. Ok, qui arriviamo lunghi. Ecco qui, perfetto. Non mi ricordo neanche più cosa stavo dicendo. Ci siamo arrivati lunghi anche qua. Ok, abbiamo vinto. No, il distacco dalla vettura davanti è 9,2 secondi. 9,2 secondi, ciao bella. Oh, ora me ne. Ma guarda che sto in qua, mi butta fuori lo stesso, ma. Mi PS è una paralisi. Aspetta, io posso recuperarlo benissimo nelle staccate se non se ne va troppo. Se me li tengo dietro va bene, perché comunque nelle staccate li recupero. Il tempo che se ne va, loro se mi passano avanti se ne vanno. Cioè non ce n'è per nessuno se mi passano avanti. Guarda. Brutto incidente, stai bene? Dimmi che sei tutto intero. Sì. Tra l'altro quello lì aveva gomme dure, l'ho visto tipo arancione. Riprendiamo, riprendiamo. Stiamo all'interno. Interno curva. Olè. Curva buonissima abbiamo fatto. E anche questo cambio di direzione l'abbiamo fatto abbastanza bene. Questa è un'altra curva di quelle veloci che io faccio piano, perché non sono capace a farla veloce.
questa è una curva da fare lenta, l'ho fatta veloce. No, ma porca di quella miseria. Fino a voi. Dimmi se stai bene. Qua non volevo usare lo rewind, me lo fanno usare lo stesso. Pazienza. Meglio per me. Era questa la curva. No. Questa era quella dove sono uscito bene. Figuratevi senza ABS come fare. Tra l'altro, in effetti, mettere il cambio manuale è stata una gran cosa. L'automatico, cioè, almeno il cambio. Poi magari tenere la difficoltà più bassa perché non sono capace, ma almeno il cambio. Se è un simulatore, almeno mettiamoci il cambio manuale. Non passare. Vedete, lui mi supera quando vuole. Di macchina. Sull'esterno. Sull'esterno l'abbiamo ripreso. Ora quindi siamo sull'interno e siamo avvantaggiati. Ok, ho cercato di difendermi in quel punto là. Mi ha sorpassato e l'ho risorpassato sull'esterno. Cambio marcia, ultimamente. Non potevo cambiarla prima perché avevo il volante sotto sopra, la sinistra non so cosa stava facendo, era in trance. E la destra era dall'altra parte. Bandiera a scacchi, sì. Vado in testa la bandiera sulla scacchi, sto qua. Ehi, sono Alex, devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Che sei Alex lo sapevo. Bel lavoro e buon piazzamento, hai fatto un salto di qualità proprio come ti avevamo chiesto. Grazie, quindi loro sono contenti. Ed ecco i piloti che salgono sul... E ora vediamo come questi risultati decimi. Si riflettono sulla classifica piloti. Ottimo risultato per Nico Rosberg, che stacca i suoi inseguitori. Avanzo. Per il primo posto. Passando al pilota... Ovviamente in campionato scendiamo perché abbiamo alzato la difficoltà, sennò penso che anche questa l'avremmo potuta vincere. Ricciardo spero ce lo cambieranno più presto perché... Non possiamo tenere Ricciardo, no? Cioè è una cosa impossibile. Guardate come siamo saliti, guardate. Non penso di dover alzare ancora la difficoltà, eh. Vediamo. Ciao, ti stavo cercando. Esco ora da una riunione con il capo e... congratulazioni. Hai fatto un ottimo lavoro, tieni. Contratto? Contract, poi? Non ho letto. Promotion. Promozione. Hai dimostrato di essere una risorsa fondamentale per la scuderia e per questo abbiamo deciso di promuoverti a primo pilota. In questo ruolo riceverai più punti risorsa RS, che non so cosa sia, no? La decisione avrà effetto immediato e verrà indicata sulla schermata di risultati del termine del weekend. In bocca al lupo, Manor Racing, Motor Racing Team, qualcosa del genere. No, Manor Racing Team. Sì, vabbè, Ricciardo, cosa vuoi fare? Contro Ricciardo non, cioè, ci rassegniamo già da adesso, perché... Guardatelo lì, cioè, lui c'ha una Red Bull, io c'ho una Manor. La Manor, guardate dov'è. Scusate che vado, ecco. Ma, Pascal, non so. Però, vedi. Però non capisco perché la Sauber è così bassa. Io sapevo che era una discreta, invece no. A quanto pare no. La prima cosa saranno, infatti, Mercedes. Mercedes, non erano McLaren. No, scherzate. Ah, McLaren. Mercedes, boh. Ferrari, Manor. Ok, usciamo. No, non usciamo. Eravamo 21 millesimi, tipo. Siamo già qui. Nel primo ci credo, Red Bull, McLaren. Guardate che macchine hanno. Io con la Manor. A parte che il primo sicuramente è cheater, perché non puoi avere così tanto punteggio. Decimi, dodicesimi, va bene, dai. Non ci lamentiamo, cioè. 10 stagioni, chi se ne fa. Non so se sono ordinati così i trofei. Perché? O cioè, se tipo ancora 3 gare e poi cambia qualcosa. Oppure tutti quelli là. Spagna, Catalogna. Oddio. No, però non è Barcellona. Perché Barcellona non ce la faccio a farlo. È troppo difficile, non mi ricordo. Dov'è? Non c'è neanche Barcellona. Va bene, meglio. Austin. So farlo bene. Monte Monaco anche. Montreal non l'ho mai fatto. Azerbaijan non lo so. Spielberg potremmo fare bene. Silverstone è un tracciato che mi piace. Spa mi piace pure. Monza lasciamo perdere perché vabbè. Monza penso di essere anche quello lì che mi piace. Austin comunque sì. E Brasile non lo so. Niente, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Siamo stati promossi a primo pilota. Da Adele, tutto. Che non so cosa cambi. Ciao a tutti.